Allora, questa volta abbiamo con noi Pamela Villoresi per la rubrica Dove sta andando la TV? Pamela Villoresi, che è una grande attrice di cinema, teatro, televisione, anche ha collaborato con Novatì in passato in modo felicissimo, è nata anche una bella amicizia. Ecco, Pamela è qui con noi. Dove sta andando la TV, Pamela? Ma guarda, fare critiche, voglio dire, è facile, purtroppo quanto è inutile perché tutti ce ne lamentiamo, ma evidentemente tutti la guardano. E vengono guardati anche i programmi meno qualificanti, meno colti, più diseducativi. Una volta, voglio dire, c'erano dei canali obbligatori, no? E con la televisione di Stato, dove c'era un po' anche la ricerca di, come dire, istruire la popolazione. Lo dico male, ma un po' era così. E Certo. per quanto anche allora un po' ci lamentassimo dei prodotti troppo commerciali, insomma, i prodotti molto commerciali, cioè i teleromanzi a puntate, erano dei capolavori rispetto a tante telenovelas di oggi. Certo. E dove addirittura, vi ricordate, se ti ricordi, si arrivò perfino a vedere l'Orlando Furioso con la regia di Ronconi a Certo. puntate, no? E quindi era addirittura credo che la prefazione la leggesse l'introduzione a ogni puntata, mi pare Ungaretti, cioè delle cose Altissime. proprio importanti. Certo, con l'avvento della privatizzazione, quindi della competizione commerciale, tutti si sono messi a giocare al ribasso, cioè ad attirare spettatori facendo leva sui peggiori istinti, non ultimo come dire, la curiosità morbosa, quella che fa fermare qualcuno agli incidenti stradali per vedere se c'è un morto o un ferito, e ci sono una serie di programmi, o quella di ficcare il naso nell'appartamento di fronte e di spiarli cosa fanno in casa, il Grande Fratello, eccetera, eccetera, con liti di ognuno che va a raccontare i fatti propri, insomma, tutto questo secondo me è estremamente preoccupante. Però io una grande speranza ce l'ho, siccome andiamo verso i canali monotematici, io per esempio, salvo qualche TG, io guardo poco la televisione, lo dico semplicemente perché sto sempre in giro e perché la sera, che è quando di solito la gente la guarda di più, io lavoro, quindi la guardo Certo, poco e nelle certo. ore in cui vado a casa devo dire che uso più la televisione come un mezzo, per esempio per vedermi i film che perdo, so che si dovrebbero vedere al cinema ma non si può vedere tutto, mi vedo per esempio i film che ho perso e l'uso del canale monotematico è fondamentale, cioè voglio sentire delle riflessioni di un certo tipo, accendo Sat 2000 o mi guardo il programma e mi accendo e vedo quello che mi interessa, vedo il programma culturale. Quindi io credo che sulle televisioni monotematiche, come quella per esempio che io il TG me lo vedo a qualunque ora perché c'ho Sky, quindi o è Chiaro. Sky News o è Rai News 24, io cioè, non ho bisogno di accenderlo alle ore in cui le reti nazionali lo danno. E questo credo che secondo me sarà un grande salvataggio perché non credo che serva molto fare appello, come dire, all'autodisciplina. Quello che io spero è che invece la mentalità, col passare degli anni, come dire, viri di più sulla ricerca del canale monotematico. Ecco, ma la TV generalista, così come la vediamo oggi, secondo te è veramente al viale del tramonto? Cioè tu non dai speranza a quella TV che resta ancora quella, insomma, Credo che... che finché ci sia la competizione di raccattare spettatori a qualunque costo, cioè è il guadagno ad ogni costo, che è quello che fa vendere il vino al metanolo, che è quello, cioè anche la sottocultura inquina, non meno secondo me del vino al metanolo, eppure non è che chi guadagna su quello si fa scrupoli, di vendere schifezza. O di avvelenare, che si avveleni l'animo, il fisico, la mente.
Gli speculatori economici, anzi, andiamo in un mondo che, voglio dire, di pudore e di etica ne ha sempre meno. Quindi io non credo che su questo ci sarà un cambio di direzione. Chi specula, anzi, lo vediamo nel nostro paese, ormai è una deriva, non c'è più legge del merito, non c'è, si costruiscono le case che crollano, si ride se crollano con un terremoto, cioè l'etica dov'è? Certo. Quindi figuriamoci se c'è su un prodotto televisivo, là dove pensano di guadagnare, secondo me avvelenano e inquinano finché gli è possibile. Cioè io spero che pian piano non si accenda più la televisione per vedere che c'è, ma che ognuno di noi con i nostri programmi a casa, piano piano selezioneremo, questo sì, quello che ci piacerà vedere. Ecco, da attrice, tu che ecco, hai citato prima le grandi produzioni che hanno fatto letteratura in televisione, gli sceneggiati, eccetera, del passato, come le vedi le fiction, se vedi qualche cosa delle fiction che passano in TV? Guarda, vedo molto poco e qualche volta devo dire ci sono degli attori, anche qualcuno abbastanza interessante quando prendono dei professionisti e laddove li prendono. Certo, sono storie che a me non interessano, io non ho mai letto neanche da ragazzina i fotoromanzi, quindi non diciamo, Sì. quindi chiaramente a me non interessano quelle storie, no? Queste saghe familiari, amori, pettegolezzi, cioè, scandalo al sole, cioè, Certo. sì, li trovo facenti parte di una sottocultura. Tra l'altro poi non mi piacciono i gialli, detesto gli horror, per cui Ecco, ma, cioè, diciamo, ma quando sono affrontano, una per esempio, spettatrice un po' anomala, nel cioè, senso che mi no. piace il film d'arte, però io vedo una china al peggio. Faccio un esempio su Sky. Io sono abbonata a Sky Cinema, no? Prima c'era, si chiamava Cinema d'autore, mi pare, o qualcosa del genere. Poi l'hanno tolto per chiamarlo, Cinema Mania, qualcosa del genere, che già mi piaceva meno, però almeno c'erano molti film che venivano, erano stati almeno in dei festival o premiati o comunque erano stati selezionati, quindi adesso lo hanno proprio tolto e hanno messo al posto quindi del film, diciamo, più selezionato, più d'arte, di qualunque argomento tratti, è stato sostituito con un cinema passion, che sono i film d'amore. Infatti io sto pensando di cambiare, cioè, abbonamento, ora mi informo cosa c'è sul mercato oltre Sky, perché non ci sono più i film d'arte. Senti, ma Questo vuol dire però che non hanno abbastanza clienti se l'hanno cambiato, perché se fosse stato, diciamo, un abbonamento preso da tutti, no, non lo avrebbero modificato in peggio. Senti, ma la fiction si occupa spesso anche del religioso, no? Del mondo religioso, perché pare, qualcuno dice, forse anche in qualche piano di quelli che decidono la TV, che il religioso che fa, può fare audience. Ecco, tu cosa pensi, visto che tra l'altro ti impegni anche in manifestazioni, festival, su questo? Guarda, Ecco. io credo che anche lì che ci sia il desiderio, per esempio, di conoscere la vita di Teresa di Calcutta è bello, però anche lì temo che, come dire, sia stata captata l'esigenza di, come dire, il desiderio della gente di vedere magari delle storie edificanti, però temo che lì la speculazione vinca sul contenuto e sulla qualità. Io mi ricordo che era stata fatta peraltro una fiction su Santa Teresa, però su queste cose mi sembra di aver visto più delle speculazioni che dei prodotti di qualità. E allora, diciamo, Pamela Villoresi, per cercare, di fare qualche cosa in termini di qualità e per rispondere a questa esigenza, che cosa ha pensato di fare nell'ambito del suo percorso professionale? Che cosa stai facendo? Guarda, io credo che nessuno di noi ha la bacchetta magica e la cosa più difficile è, come dire, convincere gli altri che a guardare brutte cose ci si fa del male, perché è il contrario diciamo, dell'azione che ha la parola, e parlo della parola con la P maiuscola,
parlo dell'insegnamento, no? Certo. Dice la parola ti cambia la vita e ti cambia la testa, ma anche non è una bacchetta magica, significa che ogni giorno ti devi nutrire con una lettura, una riflessione, no? E allora vedi che piano piano la testa l'anima si apre, la testa gira e cominci a dare risposte più adeguate alla tua vita, non freni sul ghiaccio e Certo. non vai a sbattere quando inevitabilmente capita nella vita di dover scivolare sul ghiaccio. Ma al contrario, se uno si avvelena giorno per giorno, finisce col pensare peggio, finisce per essere una persona peggiore. Quindi quello che io posso fare come operatrice culturale è non arrendermi e continuare a cercare di fare cose di qualità, no? A tutti i Certo. costi. Cercare di portare avanti il più possibile le cose in cui credo. Il mio obiettivo è quello di fare lavori che siano piacevoli, che non annoino, ma che siano anche un po' un nutrimento culturale e speriamo anche spirituale. Poiché una parte della mia vita è dedicata al percorso spirituale, per carità con i limiti delle tappe che raggiungo, però insomma l'intenzione c'è, da anni ho cercato di portare nel lavoro questo mio interesse. Per Certo. cui ho cominciato a commissionare tanti lavori teatrali, recital, melologhi, mettendo a lavorare insieme musicisti, poeti, eccetera. E poi, visto che nonostante la fatica che facevo a convincere i produttori o i direttori di teatro ad accettarli, poi vedevo però che sul pubblico avevano una grande presa e un grande gradimento, Certo. allora mi sono spinta un po' più in là, dico come sarebbe bello poter ascoltare persone da tutto il mondo che possano parlarci attraverso la loro arte, del loro percorso, delle loro origini, tradizioni religiose, così come delle proprie conquiste o dei propri dubbi o dei propri inciampi, insomma, ricerca e perdizione. E così mi nacque l'idea di un festival internazionale della spiritualità. Ci ho lottato qualche anno, poi riuscii a realizzarlo con l'allora ministro Rutelli, mi è stato poi confermato e subito dopo il primo anno, ne ho già fatte quattro edizioni a Roma, si chiama Divinamente Roma, andai dopo il primo anno a New York e trovai mezza pagina su America Oggi che diceva andate a Roma per Pasqua a vedere Divinamente Roma, e così mi è venuta voglia di tentare di fare il festival anche a New York, ovviamente molto più ristretto, molto più limitato, perché se a Roma porto artisti di tutto il mondo, invece a New York porto artisti rigorosamente italiani, anche se per italiani io intendo le nuove identità italiane, perché Certo. quest'anno per parlare di patria, quindi di terra promessa, di esilio, di esodo, di accoglienza, di solidarietà, per esempio, ho portato i giovani artisti che abbiamo scoperto grazie a un laboratorio fatto a Prato in collaborazione col sindaco e il Teatro Stabile, cioè col comune e col Teatro Stabile, e abbiamo scoperto i nuovi artisti della comunità cinese di Prato e che sono artisti italiani che Certo. hanno fatto però lo spettacolo al Museo d'Arte Asiatica di New York in mandarino. Bellissimo. Devo dire che il risultato è stato ottimo sia a Roma che a New York, e spero di riuscire a portarlo avanti, perché insomma tu sai le difficoltà che abbiamo Certo. nel portare avanti prodotti, insomma, iniziative di qualità, appunto. Certo, ecco, allora possiamo concludere con, ecco, alla luce delle belle cose che ci hai raccontato, che insomma ci danno speranza, perché alcune volte poi quando si parla di, appunto, di televisione oggi, c'è il rischio alcune volte di essere, ipercritici e di non andare sulle proposte e di dare una speranza a questi spettatori. Qual è la speranza, l'augurio che tu faresti in conclusione agli spettatori che fruiscono di questa televisione, di Guarda, questi... di difendersi un pochino e di scegliere. Le possibilità ci sono. Per esempio, uno dice si lamenta, non c'è abbastanza cose religiose in televisione.
vai su Sat 2000, se sei cristiano o anche no, ma ci sarà il canale monotematico ebraico, ci sarà magari quello buddista, allora uno, oppure uno interreligioso come il mio festival. Allora si può anche vedere dei programmi a tema spirituale e di spiritualità diverse, che è anche bello, no? Trovare i punti in comune, crescere e conoscere il cammino degli altri, perché più ci si conosce, più si rispetta, più ci si assomiglia, più ci si vuole bene. E quindi voglio dire, voglio vedere lo sport, non sono obbligato a vedere una cosa trash, per usare un vocabolo straniero, no? Volgare, o sentire continuamente gente litigare. Posso vedere un bel programma di sport, posso vedere un bel film, posso andare a teatro, posso scegliermi di vedere un bel DVD. Cioè che la televisione sia il nostro strumento e non noi lo strumento di chi specula con la televisione. Grazie Pamela, davvero. Grazie.